Ciao Dom. Buongiorno. Buongiorno. Come si sente? Faccio subito la domanda diritto alla chat. Come si sente? Così magari regoliamo i volumi. E come stai? Bene, Io bene. io sono sempre stanco. Hai qualche Sì. soluzione? Non fare niente. Esatto, ecco. Vedi, perché tu comunque ti concedi dei momenti di riposo, perché il riposo è importante, no? Per lavorare meglio, per raggiungere i propri obiettivi. Che Ovviamente. hai fatto di bello questa settimana? Niente, non mi dire niente, che sennò sono Sì, invidioso. no, sì, vorrei dire niente, sì, più o meno. Ti eserciti, vedo. Abbiamo lanciato il pre-order di Tetro Video Nuovo, Fammi, c'è qualcosa lì? C'è qualcosa lì? no, perché è un pre-order, Ah, non hai. quindi vanno in produzione i pezzi dopo. Però sì, no, una cosa ce l'ho perché Dai, partiamo anche ogni tanto da. questo ce l'ho perché era un test. Allora, praticamente questo pre-order Come si chiama? Scusa, perché si vede poco. questo è Ok. Scorecard Killer. Ok, raccontaci qualcosa se ti va, se ti va di parlare di questo. Sì, praticamente abbiamo presentato una riedizione di un mio film che è Obsessed con il nuovo titolo che è The Last Days of Ricardo Lopez, perché è il primo film che parla appunto di Ricardo Lopez, che è conosciuto anche come lo stalker di Björk a livello internazionale, e mentre insomma nel resto del mondo, anche in Italia, non se n'è mai parlato più di Sì, tanto, però infatti insomma. voglio spiegare che, poi correggimi se sbaglio per la chat, che Björk ha avuto uno stalker piuttosto, diciamo, pericoloso, no? Comunque molto ossessionato da lei. Poi lui, spoiler, si è suicidato, no? Vabbè, sì, lo sanno tutti. Insomma, diciamo che si è E tu scoperta hai fatto un l'esistenza. film che tra l'altro io ho recensito, che è Obsession. Obsessed. Obsessed, scusami, sai che io sono rimbambito. Obsessed, Tranquillo. che tra l'altro mi è piaciuto, è uno di quelli tuoi che mi è piaciuto di più, per delle immagini belle che hai creato, molto artistiche. È uno dei anche di quelli criticati meglio, però stranamente, nonostante abbia vinto pure i Nightmares in Ohio, che è uno dei festival più importanti che ci sono nel settore, se ne è sempre parlato poco. I fan pure ne hanno sempre un po', come dire, l'hanno sempre un po' snobbato. Quindi adesso abbiamo fatto questa nuova Cioè, quelli edizione che che ha sono cambiato fan titolo. dei tuoi altri film non Sì, sono più. anche i fan dei miei film, i fan dell'horror in generale. A Parliamo di un me è film piaciuto. comunque che è stato recensito anche su Dread Central, Scream Week, insomma, quindi anche su siti molto importanti, Non però aprite questo blog. non avete questo vlog, però non ha avuto, diciamo, non ha generato curiosità quanto altri, quindi adesso l'abbiamo rilanciato con questo nuovo titolo, cercando anche di puntare appunto l'attenzione che è una messa in scena, insomma, della vita di questo stalker, che è una vita molto triste in realtà, perché lui non ha fatto danni a nessuno, se non a se stesso poi alla Diciamo, ha fine, no? preoccupato più che altro, però poi non ha Beh, agito, ovviamente di pazzi, chissà quanti ce ne stanno così in giro e non lo sappiamo, perché non no? arrivano Uno è a. Gran Canarias, mi hanno detto. Sì, sono io, con te però. E quindi è Esatto. stato un preordine impegnativo perché abbiamo lanciato anche due titoli esclusivi internazionali, quindi in esclusiva Tetro Video, che uno è Crisalida, il prequel di Larva Mentale di Michel Balerdi, che è considerato. Ora Crisalida, il film più disturbante della storia Già spagnola, Larva insomma. Mentale, io non l'ho visto, ma ho sentito dire che è abbastanza forte. Sì, Crisalida è molto più Ah, forte e bene. appunto si è beccato un rating in Spagna Ciao molto, Mirko. molto particolare, per cui insomma si può dire che è il film più polemico della storia spagnola. E poi appunto questo che è il terzo, Tetromaniac è una serie di Tetro Video che, come dice la parola, Tetromaniac, indaga dei serial killer, dei maniaci. È stato fatto il primo film ispirato a Dahmer, il secondo film ispirato a Karen Greenlee, e questo film invece è ispirato a Randy Kraft. Praticamente è un meccanismo un po' particolare quello dei Tetromaniac, cioè si prende la cellula vitale come si può dire, della vita di un Della serial storia, killer, sì. della storia del serial killer, e ci si focalizza intorno a quella. Quindi non sono biopic, non sono
dei È uno spunto documentari. per poi raccontare una propria Sì, è uno versione. spunto però comunque che fa fede, perché per esempio in Erotic, sebbene Dahmer, ecco, diciamo così, Dahmer, che bene o male adesso quasi tutti conoscono anche grazie alla serie di Netflix, è stato un serial killer molto molto attivo e, come si può dire, anche abbastanza inquietante in quello che faceva, questa idea di costruirsi questo zombie sessuale per poterlo usare in qualsiasi momento, no? Quindi avere, non fare sesso con un morto, ma con qualcuno di vivo Sì. che però non potesse fuggire o opporsi, perché lui aveva questa paura di essere abbandonato. Ecco, diciamo che questa ossessione del creare lo zombie, però. Perdonami, ti fermo un attimo perché un po' perché sta andando via la connessione, perché c'è una notifica che ti sta coprendo, allora approfitto per... Ok, perdonami perché Tranquillo. c'era sia un po' di lag nella tua voce e poi è arrivata una notifica, allora, per evitare che ti... Perdonami, ma lui cosa faceva esattamente alla vittima? Cioè Alle vittime, perché sono varie, praticamente lui li narcotizzava, cioè, allora, Perché tu comunque aveva. nella tua versione hai anche proprio la parte col cadavere, no? Di sessualità col cadavere. Sì, C'era sì, sì. anche quello nel... Sì, beh, lui faceva sesso con i cadaveri, li Perché nel tuo mangiava. mi ha scioccato un po' di più che nella serie TV, devo essere sincero. Ma sai, quando fanno queste cose cercano sempre poi di edulcorarle. Chiaramente io non dico di mostrare tutto, Grazie, però Vitto. neanche, no? Cioè, neanche edulcorare. Cioè, per esempio, c'è anche un film su. Ho prodotto questo Torment di Adam Ford, che è ispirato a Gacy e segue un po' questa stessa meccanica dei Tetromaniac. Per esempio, c'è un film americano abbastanza noto su Gacy. Che si chiama appunto Casey, dove addirittura Casey diventa bisessuale, vive con la madre, quindi una sorta di Norman Bates, no? Che è un E reinterpretato, quindi sì, uccide, però questo vuole essere quasi un biopic, cioè sono tutte cazzate, perché questa mi roba da non è. pensare che però Gacy, che è meno famoso, no? Degli Beh, altri, oddio, no, in no, America è molto più nel famoso. senso che però, cioè, È stato uno dei più prolifici. se penso ai mi viene in mente che killer ci sono i killer belli, Ted Bundy, Dahmer, cioè sono belli, proprio belli Sì. esteticamente. E poi c'è Gacy che è ciccione. Ah, non si può dire, scusate. Che è grasso. Non si può Beh, dire neanche. È Gacy grasso era e poi è anche anche. pedofilo. Quindi c'è questa cosa che è un po'. È poco No, ma vendibile. è anche scary perché lui, tra l'altro, quando faceva i suoi crimini, lui era vestito anche da clown, quindi questo rendeva tutto addirittura È il più. vero It, è il vero Pennywise, Sì, beh, praticamente. pare che Pennywise sia stato derivato anche da lì come Prima concetto. che mi sfugga una domanda, poi spero che riusciamo a riprendere il filo, ma tu lo riprenderai. Non ho capito se Obsessed lo stai ribrandizzando, cioè gli stai dando un altro titolo. Sì, è Ok, allora ti uscito. faccio una domanda che mi interessa tantissimo, che riguarda proprio i titoli, no? Parto da una cosa stupida, detta in modo semplice. Mettiamo che tu sei un giovane regista che vuole avere successo, no? O comunque anche un regista già conosciuto che vuole, perché si vuole sempre che il proprio film abbia successo. Preferisci poter scegliere tu il film oppure cioè scusa, il titolo del film, oppure magari appunto affidarti a persone che sai che hanno la capacità di rendere il tuo titolo e il tuo film appeal per il grande pubblico. Quindi magari ci sono dei titoli di merda che però attraggono gente e che magari a te può far schifo, però cavolo, il tuo film magari viene visto da 2 milioni di persone. Invece ti scegli tu un bellissimo titolo, molto inerente, molto sensato, e il tuo film viene visto da 100 persone. Capito qual è il gioco che volevo fare? Cioè, metterti davanti a questo dilemma. No, non è un dilemma, diciamo che normalmente tu dai alla distribuzione, quando si arriva al punto di distribuzione, diciamo se non te lo distribuisci da solo, passi per una label o passi per un agente, io sono passato per tutte e due le cose. E, diciamo che se il titolo o tu fornisci, diciamo, il materiale che è a disposizione, che sono normalmente oltre il film, i vari extras, il trailer, una locandina e chiaramente il titolo. Capita abbastanza spesso che o la gente o la distribuzione ti rifà un trailer nuovo
ti dà un nuovo titolo al film e ti dà anche un poster nuovo. Allora, io all'inizio ho sempre firmato tutto così, nel senso, ok, adesso per esempio nei contratti metto la clausola che voglio comunque approvare il titolo che viene dato, il poster che viene fatto, perché se è vero che comunque, allora, partiamo da questa cosa, è vero che i film, e lo dico perché io ho una distribuzione anche, quindi distribuisco non solo i miei film, ma anche i film di Iscanov, di Aldolado, insomma, di varie altre persone. Si vende principalmente grazie al titolo e alla copertina, spesso. Cioè, se tu fai una bella copertina Come il e non libro. giudichi. Sì, esatto. Si dice non giudicare il libro dalla copertina, ma in realtà sì, nel senso lo vendi dalla copertina. E i film anche, ti posso dire che cambiando a volte poster, fascetta a un DVD, abbiamo venduto più di quanto abbiamo tenuto l'originale. Quindi questo è sicuro. Quindi alle volte funziona, però è anche vero che alle volte la come si dice, la tecnica, la strategia di marketing di alcune persone non sempre è vincente perché magari si applica su larga scala e ti possono fare danni. Io, per esempio, ho subito tantissimi danni per alcuni film e ce li ho forse a portata di mano, Vai, vai. aspetta, C'era tutta una niente. questione anche sulle copertine rifatte, non rifatte, Sì, no? sì, sì. Quello. Allora, guarda, Questo è un bello argomento, secondo me. Paio di film, se riesco a eccoli, e vediamo se trovo anche il corrispettivo. Credo di no. Ok, sì. Allora, facciamo un esempio. Allora, il primo, vabbè, uno dei primissimi danni, non ve lo posso far vedere perché riuscii a far ritirare il prodotto prima che uscisse. Praticamente il mio primo film, House of Flash Mannequins, era un disturbing drama molto violento, incentrato sul rapporto fra un fotografo pedofilo, cioè non pedofilo ma che faceva foto a tema pedofilia per venderle al mercato nero, e una scrittrice di libri per bambini che lo vuole come fotografo per illustrare il suo Ma libro. Quindi si perfetto. crea questo cortocircuito un po' particolare che porterà appunto a una devastazione un po' generale psicologica. Immagine di questo film che la label tedesca lo fa uscire con la copertina di tre infermiere sexy Non c'entra un cazzo. che succhiano il Non c'entra un lollipop. cazzo proprio. Io quando ho visto sta roba, veramente gli ho detto, cioè, non me ne frega un cazzo, cioè, se esce così, io ok che ho firmato che si poteva cambiare titolo, immagine e tutto, però remerò contro questa uscita in tutti i modi. Perché poi, aspetta, l'avevi anche spiegato a me pure in qualche nostra chiacchiera. Perché poi se uno giustamente pensa, mi prendo sto film un po' sexy perché voglio vedere queste fighe che si O perché sembra massacrano, una trecciata che ci passo la seratina in famiglia e poi ti giustamente poi ritrovi. lui dice questo film non corrisponde alla copertina e si incazza col film, ma se invece sapesse già cosa sta andando a vedere, magari non ha questa reazione. Sì, un altro film che su cui ci, diciamo, sono riuscito a far cambiare idea al distributore fu Door Syndrome, che è uno dei miei primi film, sempre dove si parla di disturbo post-traumatico di guerra, è una persona. C'è del porno, è evidente, con una bambola gonfiabile, quindi insomma è un film abbastanza estremo. Questi avevano fatto su Down Syndrome, tra l'altro è la sindrome della bambola perché chi ne è affetto, diciamo, vive in uno stato catatonico quasi, quindi a questo si riferisce. Questi geni che fanno? Chiamano Down Syndrome questo film e ci mettono la copertina tipo Annabelle, con una bambola tipo Annabelle, La una bambola bambola antica. indemoniata, tipo. Allora tu immaginati che quel tipo di copertina avrebbe attirato probabilmente un sacco I di fascia di età congiuriani, quelli che io media, definisco i esatto, congiuriani. che si ritrovano poi a vedere un disturbing drama Che è abbastanza pornografico, forte, sì. Beh, sì, inizia con una sopra. bella sega, mi sembra, no? Non è Inizia con quello? le immagini di Abu Dhabi, tra l'altro, delle Sì, no, torture perdonami se l'ho sminuito così, Sì, però sì, mi è sì. venuto in mente che. Che ho detto, ah, però iniziamo subito perché poi abbiamo parlato di questa cosa dei peni spesso Esatto, e mi no, è. e si apre subito senza dubbi. Quindi immaginati che backlash, come si dice, che campagna negativa che ne può Sì, derivare un a me, autogol.
Esatto, e questo accadde, questo ce l'abbiamo qui con il terzo film, Occhio anzi, che si cosa chiama. si vede, occhio cosa si vede. No, vabbè, sono due No, non neonati. sono nudi. Sì, sono due gemelli siamesi. Allora, Bloody Sin, Ah, ok, sono che si attaccati. chiama. Allora, il titolo era Bloody Sin Oltretomba. Qui diventa Io Abominations of ok. the Third Reich. Quindi è vero che nel film ci sono dei flashback nel periodo Sì. nazista, però parliamo di Non un mostrarlo film. più, per favore. Perché è Non lo inquietante. so, non lo so, perché potrebbe essere malinterpretato. Ok, facciamo Però così. comunque va bene, abbiamo visto, tanto l'hanno visto, sono due bambini neonati attaccati, e poi hai detto che Sì, c'è questo titolo che richiama al Terzo Reich, ma non c'è nel film così tanto che... sono dei siamesi perché c'è questo tema del fratello siamese all'interno del film e ci sono dei flashback nazisti, però tutto il film in realtà è un horror comedy. Che Ah, ok. omaggia le pellicole anni 70. Quelle sui E nazisti, no? Su... Ok. no, in realtà, ecco, infatti qui c'è anche scritto, vedi? Back to the head of 70s Italian cinema, perché hanno messo una recensione. Presentato così, come un horror estremo È un sugli esperimenti autogol. nazisti, sì, praticamente i commenti per anni sono stati: ma non fa paura. Ma Sì. addirittura fa ridere, ma questo, ma l'altro. Eh sì, cioè Anche se fa perché ridere in realtà è giusto perché era un horror comedy, era questo l'utente il medio non è senso. che è proprio sveglio sveglio, quando guarda le cose, è sempre molto distratto, no? Sì, allora Quindi... aspettano l'horror exploitation nazista, si ritrova una roba che è più vicina alla commedia sexy di Martino e il film è stato massacrato letteralmente dal pubblico, non Certo. dalla critica. Perché la critica lo ha visto con un altro ottimo, ma il pubblico lo ha massacrato. E un altro film, questo si può Intanto, mostrare. perdonami, ti fermo un secondo solo. Intanto, ho visto che c'è Thomas che ha fatto una domanda, lo ringrazio. Fate domande, mi raccomando, anche Domiziano tanto vi legge se vuole rispondere. E benvenuta a Champagne, supportate la live, per favore, e andiamo avanti. No, non abbiamo blastato nessuno, aspettiamo i tuoi Ah, suggerimenti, no, infatti, Champagne. ecco anche questo. Fate domande, ma se volete anche provocare, provocate. La chat è apposta per quelli, per quello. Ma guarda, poster o trailer dipende. Il trailer sì, anche diciamo che vende abbastanza. I trailer come sono fatti adesso, poi praticamente ti raccontano tutto il film in un minuto, mettendo solo le cose migliori. E spesso ingannano abbastanza, diciamo. Comunque, ecco, ci tenevo a fare Vai, vai. quest'altro confronto. Questo è un film, diciamo, quello che ha avuto la più grande distribuzione fino adesso, perché in America è uscito con Miramax, Dimmi i titoli praticamente. perché si legge poco con la telecamera. Il Final Contagium, Ok. dove sono quattro segmenti di quattro registi internazionali, fra cui io, che si parla di Giustamente. un virus, tra l'altro, chiaramente che non esiste, che Tra ti. l'altro prima del Covid l'hai fatto questi Sì, film. prima del Covid Perché poi abbiamo buttato sembra, no, voglio sfiga. dirlo, perché poi sembra che in preda a tutti fanno i film sulle contaminazioni, no, tu l'hai fatti prima, quindi... Abbiamo fatto questo prima del Covid e questo virus praticamente ha un effetto sul corpo molto insomma, quello che si indaga è la trasformazione fisica, nel senso anche psicologico, cioè come il Impatta cambiamento sulla psiche. fisico, che chiaramente, quindi non ci sono zombie, non stiamo parlando di assassini, stiamo parlando di gente con una malattia abbastanza vistosa che deve cercare in qualche modo di rapportarsi con gli altri. Ecco, in America sarà Miramax o meno, ma è uscito con questa roba, cioè sto clown armato di Non coltello c'entra con la I, niente. con il scritto quasi che richiama It, IT, se ci fai esatto. caso, e che c'è scritto poi qua, gli infetti ti verranno a cercare, no? Ma dove? Chi cazzo ti cerca? Cioè, Ma qua chi gli te infetti. vuole? No, è il problema è che questa roba danneggia poi il film, Certo. perché tu ti aspetti lo slasher stile La città verrà distrutta all'alba. Qui parliamo di un horror, invece un body horror, comunque tutto sull'interiorità, no? E chiaramente sempre alla fine diventa un film di merda, perché poi così, no? Certo. Sì. Torno un attimo alla domanda, perché c'è una parte, la risposta a questa è stata più giustamente perché volevo anche quella di marketing. Dal punto di vista artistico, io penso
che se una bella poesia gli cambi il titolo, poi dopo la vai a leggere, è sempre una bella poesia. Una bella canzone gli cambi il titolo, rimane una bella canzone. Un bel film gli metti un titolo di merda, lo guardi, è un bel film, rimane un titolo, un film bellissimo. Quindi l'artista come, cioè, come la vive secondo te? Tu come la vivi? Cioè te ne freghi perché tanto l'opera non è il titolo dell'opera o... Perché comunque è un po' diverso, perché tu vedi, allora, alla poesia do un brutto titolo, la poesia resta bella. Se tu ti intendi comunque di poesia, la sai apprezzare. Un bel film rimane bello anche con un titolo brutto, però diciamo che se io, distributore, guadagno grazie al titolo Brutto. frode, il pubblico spesso si aspetta un'altra Sì, no, cosa. Quindi io se io ti pensavo. vendo un film serio, drammatico, come se fosse un film Sì. leggero trash, allora, c'è chiaramente il pubblico che dice: mi sto per vedere un film stile trova. Ah no, cazzo, è un film invece impegnato, mi è pure piaciuto, bello. Sono pochi quelli che volevano del film stile trova, si incazzano perché non Sì. hanno avuto quello che hanno, quindi la colpa diventa del film. Io pensavo più a titoli, cioè più a una versione meno conflittuale, cioè questo che è un estremo, no? Io pensavo semplicemente a quel desiderio di dominare la propria opera fino alla fine. Per cui se io ti propongo un titolo e una copertina che c'entrano col tuo film, ma che non sono quelli che hai scelto tu, capito Sì, cosa no, intendo? Cioè. io personalmente diciamo che a grandi linee quasi tutti i registi, noi per esempio non abbiamo mai avuto problemi quando abbiamo proposto di cambiare titolo e poster agli artisti, ci hanno sempre dato l'ok. Io personalmente, ti ripeto, non ho mai avuto problemi, ma noi per esempio in Teatro Video siamo comunque gente che fa anche cinema, non siamo solo distributori, quindi abbiamo un'idea di rispetto del prodotto da anche non solo da appassionati, ma anche da chi lo fa il prodotto, no? Mentre invece certe label sono gestite da burocrati, per cui ti Mi è dicono questo va così, questo va colà. venuto in mente, non drammatizziamo, è solo una questione di corna di François Truffaut, che si chiama Domicile Coniugal. Adesso non l'ho detto bene, però cioè proprio non c'è. Però alla Diciamo che fine nessuno il alla film è fine. comunque stato riconosciuto come un grande film, no? Alla fine, poi Sì, però sì, il titolo è veramente, cioè ti fa pensare a Pierino, sì. Sì, cose ma se così. tu vedi come cambiano certi titoli, effettivamente, tu veramente ti chiedi ma che c'entra, no? Però pazienza, cioè. Andiamo su un tema che secondo me ti piace di più perché ultimamente ti vedo arrampicato sui pali. Ho Sul palo, sì, ho visto che letto la Champagne ti ha chiesto domanda. se stai per... No, scusa, Chris Cronenberg ti ha chiesto se stai pensando a uno slasher extreme con ballerine o ballerini, io direi, di pole dance, perché... Allora, ti dico due cose. Una che già è uscito da poco proprio con Teatro Video, ma non solo, adesso esce anche in Nord America, Jack the Stripper, che è scritto ST Ripper, quindi è Jack the Stripper, ma in realtà è anche The Saint Ripper, il santo squartatore, che è ambientato proprio in una scuola di danza, di spogliarellisti in realtà. Quindi c'è questa academy dove i maschietti imparano a diventare spogliarellisti e vengono presi di mira uno dopo l'altro da un misterioso killer guantato, che li fa fuori uno dopo uno. È la struttura di un giallo classico, ovviamente c'è comedy perché è una parodia che fa parodia a film di Argento specialmente. L'ho scritto io, l'ha diretto George Nevada, che è il regista di Scarecrowed, che è un altro horror comedy. Diciamo che io l'ho scritto ovviamente mettendoci tutto il mio amore nei confronti di Dario Argento, quindi ci sono un sacco di parodie, di scene, di film Ah, quindi cult. lo stai trollando, lo stai provocando, diciamo, da lontano. Ma insomma, alla fine diciamo che gli omaggi si vedono, addirittura c'è chi dice un film che omaggia Dario Argento, insomma, voglio dire, in realtà sono scene parodistiche, però alla fine se vengono viste come si dice, come omaggio è uguale, Certo. però sì, insomma, diciamo che c'è questo film, cioè non c'è la pole dance, c'è lo stripper, perché? Perché alla fine, nella storia del cinema horror, giallo, eccetera, è sempre la donna, no? La vittima dell'assassino. Qui c'è un, come si dice, Sai che mi hai attaccato un gancio incredibile? un Cioè, se... ribaltamento del ruolo, no?
dove non è la ballerina, stavolta sono i ballerini, anche qui c'è sì, rovesciamento. Allora, io spiego per quelle persone che non mi conoscono che io vivo all'estero e normalmente qui si parla spagnolo Eh sì, e ti lavoro con gli americani e quindi dimentichi un po' la lingua, in sì, nel effetti. contempo parlo in inglese, quindi per lavorare parlo in inglese normalmente parlo, diciamo quando vivi un pochino fuori all'estero ti si creano Sì. questi buchi in cui non sai più come si dice la Devi andare a parola. pescare nel Sì, dizionario giusto, no? Quindi. perché a volte ti inventi delle cose tipo vado a No, comunque stava runner. gentilmente suggerendo per aiutarti, non per. Sì, no, però sono anche dislessico, Poi con me quindi sono c'è abituati anche quello. che sbaglio qualsiasi cosa. Io sbaglio anche come mi chiamo, quindi sono abituatissimi. No, è che a me un po' preoccupa quando ogni tanto ho questi E blocchi, dici, sto tipo. invecchiando. No, quello sì, già sì, però sai che tipo quelli lì, com'era il presidente lì, chi era Andreotti, Andreotti, sì, che si che rimane. paralizzò, Si è no? E frizzato. io ogni tanto sto così, tipo a cena parlando, e dico no, perché allora a un certo Ti punto vorrei vedere. sono andato lì e inizio a dire lì dove, cioè come cazzo si dice a sto Era, posto, come quello si di Andreotti è chiama, stato il primo lag della storia, il lag nella vita umana, è rimasto lì così. sì, Gli è passata fantastico, tutta la vita davanti e che vita, guarda. mi sa, e che vita, una vita terribile, di cose Ah, stavo terribili. leggendo, no, non lo conosco questo, lo andiamo Comunque, no, comunque per a rispondere anche a recuperare. Chris, non, anche se sei appassionato ultimamente di pole dance, ti stai allenando, vedo. Sei anche bravo, eh. Io, se mi appendo io viene giù il palo, però, te lo dico. Comunque non stai pensando di fare film, questo l'avevi già un po' detto anche No, sulla pole dance specialmente no, però ecco, ti dico, per una cosa che mi veniva da ridere è che quando lavoravo un pochino di più l'ambiente quello standard, no? Quando si presentava una sceneggiatura, eccetera, era una cosa che, per esempio, con l'aiuto regia, con il montatore che avevo, che era sempre lo stesso, ci veniva sempre da ridere perché ogni tanto arrivava il produttore, il distributore, così con un'idea geniale, e questa idea geniale era sempre ballerina di strip club viene stalkerizzata da gruppo Sì. di fotomodelle vanno a. E perché è sempre così. Allora io adesso È stavo come se io magari parlando. vengo da te e dico: senti che bella canzone hai inventato. Yesterday, da, da. Sì. Cioè, No, ma sai che. Ma genio, non è quello, genio. è che due palle, cioè nel senso io adesso giorni fa stavo su mi sa che era Mubi, sono finito su o su Mubi o su un canale che poteva essere Amazon Prime, non lo so. E stavo vedendo le trame dei film horror praticamente. Quindi io credo che è uguale perché più o Le meno sono sinossi, una. quelle che ci sono nelle schede, Sì, intendi? sai che sono proprio tre righe, no? E mi sono luppato a vedere uno dopo l'altro queste trame dei film, che erano più o meno film nuovi che non conoscevo. Ora, allora, se lo volete fare come gioco, fatelo pure voi perché ci scommetto che troverete tutti la stessa roba. Tutti i film che ho visto, e saranno stati una cinquantina, iniziano con. Una giovane ragazza si reca, una famiglia con la donna single si Sì. sposta lì, una giovane modella va, cazzo, sono tutti così, come se i film, cioè, li vedessero solo maschi etero, no? Ma i film horror, cioè, ci stanno anche i gay e le donne che se li guardano, no? Certo. E sempre però il centro è sta tipa che poi è sempre figa, in qualche modo, è sempre autonoma, se È è un po' lo magra, è specchio single. della società alla fine che vende a questo pubblico. Però in effetti Sì. c'è il pubblico diverso, cioè ci sono le donne, ci sono altri gusti sessuali, altre Ma cose, senti, ma sembra a me che. sai, allora, per Jack the Stripper, no? Che ripeto, è un thriller comedy, Ma te lo è voglio un film dire. dove ci sono comunque persone omosessuali o è. Ok, No, no, no. assolutamente. C'è nel finale, non posso fare spoiler, però c'è nel finale un momento di parodia anche lì. Quindi immaginati che è una sorta di, diciamo, per troppa grazia, scary movie all'italiana, mettiamola così. C'è una parodia di tantissimi film all'interno. Addirittura si può creare il gioco di vai a scoprire che film si sta parodiando, no? Si passa da De Palma appunto a Balla, Ok. Argento, fino anche a Vanzina, ci sono citazioni veramente di tutti i tipi nel film. Allora, la cosa principale è che non è un film a tema gay, cioè nel senso nessuno dei personaggi nel film è gay, perché
Normalmente, tra l'altro, uno spogliarellista, uno Non, strip man, sì, non un California Dream Man, innanzitutto è per le etero, a grandi donne, sì. linee, e fa spettacoli per le donne. Improvvisamente, non si sa come, le critiche a questo film, critica nel senso anche positiva, ma film a tematica gay, in una scuola di ballerini gay. Ma perché? Cioè, ma voi Ma siete stati mai dentro una questo tu palestra in una scuola di sì. danza? I Ma ballerini questo maschi, dipende dal cioè, regista, cioè se si è secondo fatto la te. doccia insieme, se la fanno, non è che Ma scopano non è che dentro, co. adesso permetti di dire sta cosa, non è che tutto ciò che tocchi diventa gay, e questo è il problema, no? Cioè che se Ma scrivi un non lo so, libro è un perché alla libro fine non lo. gay e non lo so, cioè è No, questo no, che. io credo. No, perché alla fine l'ho scritto io, ma non l'ho diretto io. Quindi, alla fine, sai, il mio nome come Ok. sceneggiatore lì non è Risulta che sta poco. in prima linea. Però il discorso è questo: cioè, allora, la prima, cioè, io feci anche un video, magari la prossima volta lo mandiamo perché ce l'ho ancora, Dove parli forse. di questo? No, ho un video dove facevo una comparazione dell'inizio del film. Allora, l'inizio del Ah, film, bello, Jack the bello. Stripper, praticamente è una parodia dell'inizio di Brian De Palma Carrie, no? Cioè, Ok. in C'è Carrie di Brian De la scena Palma, delle mestruazioni, no? esatto, c'è questa bellissima, bellissimo piano sequenza che segue queste A adolescenti me dentro le ricordo che piaceva docce. per motivi, cioè, diciamo di Sì, pulsioni, però perché si c'erano tutte le vedono, ragazze nude, io ricordo che ero esatto, si piccolino. vedono queste ragazzette E lì che invece sono negli uomini. spogliatoi si cambiano, ridono, scherzano fino a questo twist drammatico dove c'è questa doccia che inizia in maniera quasi sensuale, no? Si vede un po' questo sapone che scorre sul corpo fino ad arrivare a questo sangue. E in Jack the Stripper si fa la parodia di questa scena con addirittura la musica che riecheggia quella di Pino Donaggio, in maniera molto magistrale, è stata fatta da Alessandro Cimini, che ha ricreato veramente un tema che richiama molto quello di Donaggio, pur non essendo quello. E c'è questo piano sequenza che quasi addirittura shot to shot ricalca la scena iniziale di Carrie, dove però il colpo di scena non è appunto la mestruazione, ma è che questo stripper gigantesco che tutti stanno lì a invidiare, in realtà c'ha un micropene. Quando Ok, si volta si quindi scopre che è lo questo, bullizzano per e viene questo. bullizzato, esatto. Questa prima scena semplicemente racconta un dietro le quinte di una palestra esattamente come nel dietro le quinte di Carrie. Io non ho mai letto che in Carrie stiamo parlando di un film a tema lesbico, Sì, perché perché è c'è la stata scena delle bullizzata. docce, stanno tutti insieme Ma anche nude, le avessero detto alle tette piccole, no, l'avessero Sì, bullizzata però. per un aspetto fisico. Non sarebbe stato definito un film lesbo, cioè, No, ma voglio giusto? dire, negli spogliatoi la gente sta Ciao nuda, Thomas, ragazzi, si cambia. Se è uno grazie. spogliatoio femminile ci sono le donne, se è uno spogliatoio maschile ci stanno uomini. Tra l'altro, nello spogliatoio di Jack the Stripper ci stanno anche donne, occhio. C'è una Perché ballerina, comunque ci sono per alcuni paesi dove ci sono gli esempio. spogliatoi misti, quindi. Sì, ma nella danza spesso sono misti gli spogliatoi, quindi alla fine non c'è neanche sto Beh, grado. io Però una volta. improvvisamente diventa scena gay. Una volta ho fatto, avevo una fidanzata che andava sempre in campeggio nudista, ho fatto una vacanza intera, 2 settimane in un Sì. campeggio nudista. Ma tu E stavi nudo? sì, stavo Ah, nudo. ok. Però alla mia ragazza e ai genitori, perché c'erano anche i genitori che avevano anche loro lì gli ho detto, sì, vengo, però datemi almeno il tempo di, cioè non è che proprio sono abituato a Ambientare. sventolarlo così, no? Per cui, cioè, con calma mi sono, anche perché vedendo poi tutti quanti tranquillamente nudi, mi sono sentito a mio agio, no? E lì ho capito che veramente, cioè, ci sono delle cose nella nostra società pazzesche, cioè, che forse con una totale nudità si abbatterebbero tanta anche aggressività, tanta. Ma non lo so, io ti ripeto, quello che mi sorprende quando io nei miei film uso tanto nudo, se hai capito, Anche maschile e questo mito femminile. dei piselloni, no? Cioè, ci In che sono senso? tanti, nel Ah, senso sì. che c'è questa cosa che bisogna avercelo grosso, però se tu vai in un campeggio nudista o in una spiaggia nudista, ti accorgi che invece c'è una Ragazzi, normalità diffusa, c'è la no? scienza che parla, la scienza ha Sì. fatto Però il delle marketing dice ricerche su altro. questo. E la media mondiale è più o meno intorno ai 15 centimetri, che significa che ci saranno persone che ce l'hanno Sì, di sì, sì, sì. 30 e persone che ce l'hanno di 5, però la media è 15, insomma, più o Sì. meno. È Quindi voglio dire, una sta gara idea inutile, che diciamo.
Chiaro, è normale che nei porno scelgono i superdotati, è come nelle sfilate, ti mettono la figa bella, non è che ti Certo, mettono una certo. cessa, ma è logico, nel porno ti devono mettere un prodotto, no? Quello è. Però non puoi pensare che poi quello che vedi nei porno, nelle Ma foto, eccetera, sia tutta realtà. questa cosa anche proprio del mini dotato, cioè, c'era anche nel film del Obsessed, no? Questa c'è una Beh, questo è un. correlazione nella frustrazione, nella pressione della società di essere qualcuno, di essere potente. Allora, in Obsessed chiaramente è ispirato a una storia vera, cioè Ricardo Lopez soffriva di una disfunzione ormonale per cui era grasso, ma aveva anche delle tette molto femminili e aveva un micropene. E questo lo portava, lui era etero, tra l'altro, e questo lo A stare male, portava a. prima parlavi di come ci si sente quando il corpo cambia, no? Quando il Sì, corpo non sì, sì. è tu, non A ti stare senti. male perché lui pensava che nessuna donna lo avrebbe accettato per quello che lui era, con questo sorta di seno, con questo micropene. Quindi ha sviluppato tutto un mondo interiore in cui costruirsi le sue storie d'amore e si innamorò appunto virtualmente della cantante Björk, al punto da diventarne ossessionato, tenerne un diario, fare un video diario dedicato a È lei. una storia anche abbastanza, cioè, se si riesce a immedesimarti in lui, è una storia abbastanza drammatica, no? Sì, no, è molto drammatica perché poi lui aveva uno spirito artistico molto forte, tra l'altro i suoi video sono stati poi raccolti in un documentario, aveva uno spirito artistico molto, molto forte, una sensibilità molto esasperata, per cui lui credeva che poteva creare qualcosa. E che succede? Che quando invece attraverso un giornale di gossip scopre che Björk ha intrapreso una relazione con un altro cantante, praticamente, e lui si è sentito tradito. È come se lei lo avesse tradito, quindi Come se praticamente ha fosse per iniziato a elaborare una maniera per vendicarsi, eliminarla, insomma. praticamente, sì. E in realtà, aspetta, non era l'intenzione di Però forse anche ucciderla. quella era una fantasia, no? Anche non lo so, io non sono psicologo, però dico, visto che era tutta una sua fantasia, forse anche a lui aveva bisogno di inventarsi anche un modo per vendicarsi. Beh, no, lui fece un pacco bomba che inviò. Ah, ok, Che allora io a niente. Bjork, Allora niente. ma non le arrivò perché praticamente, vabbè, questo non è che spoilerò il film, la storia si sa. Praticamente lui costruì questo pacco bomba, che era un libro bomba, diciamo. In realtà non era una bomba, cioè l'idea non era di ucciderla, quanto di sfigurarla. Quindi conteneva dell'acido. Questo libro esplodendo avrebbe dovuto sfigurarla, Quindi quindi distruggere renderla. la sua bellezza, diciamo. Distrugge la sua bellezza e quindi in qualche modo lui pensava Di di, renderla come lui. Bravo, esatto, di poter far bravo, ho capire a capito. lei soltanto E che cosa. forse avvicinandola, perché a quel punto brutta anche lei avrebbe scelto lui. Sì e Forse, non no, so. perché lui in Ma realtà tutto. si è suicidato dopo aver mandato il Ok. pacco e lui fece questa tela con su scritto The Best of Me e si è sparato in bocca di fronte alla tela perché la sua Schizzando idea. tutto, sì, ma Sì, la sua idea era che il suo cervello schizzando sulla tela avesse creato questa ultima opera d'arte dove appunto The Best of Me era la sua testa, la sua che per mente. quanto creepy, in realtà è anche una bellissima idea, tra l'altro. Sì, però ha sbagliato il calibro della pistola, quindi praticamente non aveva la carica abbastanza potente per Potente. poter far schizzare il cervello. Quindi neanche questa gli è andata bene, il suo cervello non è esploso sul quadro, lui comunque è morto, una vicina ha sentito l'odore praticamente di putrefazione dopo qualche giorno e ha chiamato la polizia che hanno trovato questa scena, hanno trovato tutto il video diario di Lopez, che sono varie ore, dove appunto c'erano anche le fasi di passaggio di Certo. costruzione di questa bomba e il fatto che l'aveva spedita, quindi sono riusciti a bloccare il pacco che era ancora nell'ufficio Perché postale in lui si è ucciso consegna. prima, Perché lui fondamentalmente. si è ucciso prima e comunque pare che il pacco non sarebbe comunque arrivato a Bjork perché Però i suoi magari a pacchi. qualcuno che sarebbe morto, No, per no, i suoi cui. pacchi vengono aperti da un assistente. Quindi era l'assistente che si sarebbe Sì, beccata l'ace, comunque questa sì, sarebbe stato te. cosa, sì. E però, insomma, sono riusciti a Quindi sventare non il fate gli tutto. assistenti per i cantanti famosi. Sì, esatto. Non aprite i pacchi. No, se ci pensi, fa paura come No, ma cosa. è molto. A me ti dico, è piaciuto. Mi piace perché non sono riuscito ancora a vedere tutti i tuoi film e come avrai notato sono molto lento anche a recensire. Però mi piace molto che riesci ad andare a trovare
delle cose, cioè quelli che sono dei mostri proprio messi lì, tu però, siccome è una specie di dottore, con quella capacità di proprio di accogliere nel proprio studio una persona malata, tu uguale entri e fai un film su persone, perché, forse per capire cosa c'è dietro al male, Sì, io cosa c'è non li dietro. giudico, nel senso non faccio un Esatto. film per dare la morale, io lascio che la gente tragga le sue conclusioni, io racconto la storia, bene o male, nell'idea, rispettando quella che è la storia, poi ci metto magari della fantasia, Però sembra che chiaramente. ci sia comunque la voglia di far vedere che ci sono anche altre cose oltre al Sì, perché male. i mostri, io non ho mostri nei film miei, cioè non ci sono mostri, nel senso tipo, che ne Sono il male so. assoluto. Sì, ma anche creature, cose, cioè alla fine i miei mostri sono persone, perché io credo che la Quindi realtà è tutti molto siamo un po' dei più. mostri. Per te. Sicuramente sì, chi più chi meno, però diciamo che la realtà, io praticamente quasi tutti i film che ho fatto sono ispirati da fatti di cronaca, ci sono fatti di cronaca che mi colpiscono e dico, cavolo, questa sarebbe la storia per un film, e da lì nascono i film, anche Transparent Woman è nato da questo senso. Dal senso dell'abbandono, per esempio, Transparent Woman mi nacque come idea da degli articoli che ho visto di gente che è stata ritrovata mummificata in casa. Quindi immaginati l'idea, cioè a me cosa mi ha colpito? L'idea che esistevano persone che sono sparite dal livello sociale senza che nessuno li cercasse. Cioè alla fine sono state ritrovate le mummie in casa di queste persone che si sono mummificate. Quasi in E il attesa, fatto che no? Di... fossero così sole che nessuno neanche Così, le ma così sole, rivendicava. erano persone che avevano anche famiglie alcune, eh? E come cavolo è possibile che alla fine tu vieni ritrovato morto perché non stai pagando le bollette della luce, allora viene un esattore a casa a vedere perché non stai pagando la bolletta del Ci sono gas sempre di mezzo i e sì, soldi. e hai invece dei familiari, figli, amici, no? Che non si degnano di sparisci un anno e non si chiedono che cazzo di fine hai fatto, no? Questa cosa è, a me capitò questa cosa, nel senso che c'è stato un periodo della mia vita che sono stato molto male e sono finito in ospedale e sono stato ricoverato un mese. Avevo le flebo nel braccio in maniera che non potevo flettere, no? E non vedendo io anche bene, il telefonino mi era scomodo da usarlo perché Certo. io avevo bisogno di tenerlo, diciamo così, perché sono obcecato, ok? Quindi questa è la spiegazione proprio tecnica, così non riesco a leggere un cazzo. Quindi, Sai non che esistono potendomi... degli occhiali che puoi mettere? Non ce li avevo, allora, perché sono stato ricoverato di urgenza, quindi, allora, non Ok. potendo piegare il Non braccio, hai non avvisato potendo, eh? nessuno, esatto. Non... No, non ho Speravi che potuto... qualcuno ti volesse bene, invece... Esatto, praticamente a parte mio fratello, mia madre e un'altra persona con cui stavo lavorando in quel periodo, Beh, però è per già questo buono, motivo. rispetto a quelli mummificati. Sì, no, no, cioè, però tutte le altre persone che io sentivo anche giornalmente, Ma non saranno quelle persone che hanno bisogno di te. no, mi sono reso conto dopo 2 settimane, io ho detto, però, cazzo, tutta sta gente che io sentivo sempre ogni giorno, e a un certo punto poi ho detto, no, io tutta sta gente che sentivo sempre ogni giorno, era perché io scrivevo ogni giorno, no? Sì. Ogni Ok. volta. E allora c'era la risposta, ma vedete, smetto io. Io lì ho detto, ok, io smetto adesso di contattare tutti, e ti devo dire che per 2 mesi io non ho sentito più nessuno, e se in quei 2 mesi io ero morto, no? Certo. Feci poi un post appunto dove dissi che potevo essere morto ma non lo ero e molta gente mi ha scritto sei ingiusto a colpevolizzare. Ma sei ingiusto di che? Cioè Ma se tu posso, dopo magari due non, adesso mesi... ti psicoanalizzo, scusami. È Sì. possibile che il fatto che comunque nel tuo ambito hai avuto comunque sempre un buon successo e che alla fine il lavoro e tutto, tu ti sia circondato non per volontà tua, ma in modo assolutamente naturale, di persone che hanno bisogno di te o vogliono guadagnarci qualcosa e Allora, quindi lì parlavamo comunque anche di persone che non c'entrano niente col mio ambiente, insomma, io ho ok, fatto, ti devo dire, ho fatto una pulizia molto grande cavolo. dopo quella, come si dice, dopo quell'esperienza ospedaliera, ho fatto una grandissima pulizia dei miei contatti,
umani, mentre questo che dici tu del professionale, sì, perché tu come sai ho annunciato l'anno scorso la mia volontà di interrompere con il cinema, no? Quindi ho detto mi ritiro, ufficialmente mi ritiro, e casualmente in coincidenza con questo ritiro si sono ritirati anche tantissime persone che io sentivo appunto quasi giornalmente, colleghi, amici, aiuti regia, montatori, attori, tantissimi che improvvisamente sono spariti. Addirittura io continuo a mostrare ogni tanto questa conversazione fantastica con un regista che mi ha scritto: ah, dobbiamo parlare assolutamente perché voglio farmi delle chiacchierate lunghissime con te, perché ti voglio proprio conoscere, regista amico di altri registi, no, perché dobbiamo fare qualcosa insieme. Io ho detto: guarda, ma io mi sono ritirato dal cinema. E lui: ah, adesso devo andare a cena, però parliamo molto presto. Mai più sentito. E questo è, diciamo, il livello, sì, sì, secondo me, di tanta... Invece a me piace proprio parlare di cinema con te, di queste robe, per cui... Pure noi non è che ci sentiamo tutti i giorni, però cavolo, io penso che se fra 3 mesi tu non mi senti, forse... un attimo di dire: oh Dom, tutto bene, che ne so. No, beh, l'ho fatto qualche volta, anche senza interessi. Certo. E non dico neanche 3 mesi, forse anche prima, capito? Certo. Ma a me viene ogni tanto. E non siamo comunque amici di vecchia data, cioè insomma ci siamo conosciuti per il cinema e queste cose qua. Sì, però io tanto per rispondere a Champagne, che no, all'ospedale sì, sì, anche stavo nudo praticamente. Domenico Domiziano... allora, io questa canotta solo per sotto voi è mutato, sennò... sotto è nudo, esatto, se no neanche questa metterei. Ma infatti io parlavo della nudità prima, perché se lui potesse sarebbe in live nudo, anzi mi ha chiesto esplicitamente di pubblicizzare le live mettendo le sue foto nudo. E io cercherò di farlo nei prossimi giorni. Ma scusa, non dovevamo fare il sondaggio tra l'altro se lato B, lato A. Sì, esatto, anzi fate un sondaggio se volete il lato davanti o il lato dietro. No, tra l'altro, allora, ti spiego anche una cosa. Io a 14 anni ho iniziato a fare foto. Quando avevo 14 anni ho iniziato a fare esperimenti fotografici. A 16 ho iniziato già praticamente a esplorare. I miei fotografi di riferimento erano Platt Lines, Helmut Newton, quindi insomma, parliamo di... non è... studiavo arte, comunque facevo l'istituto d'arte. Ho iniziato ad approcciare il nudo già a 16 anni, praticamente amiche e amici ci facevamo da modelli uno con l'altro per il disegno dal vero, per le foto, eccetera, eccetera. Poi io ho iniziato come danzatore a 18 anni a lavorare in una compagnia di teatro danza, quindi teatro danza è quella che fa per esempio Pina Bausch, che è la più famosa. L'uso del corpo, la nudità, insomma, ha sempre fatto parte del mio lavoro. Poi avevo un side show dove si faceva cabaret e freak show insieme, quindi proprio mischiando con la mutazione corporea, quindi sospensioni corporee. Ma io ho questa idea, perdonami se ti interrompo, perché sennò poi parli solo tu, poi sì. Volevo dirti, no, poi ti faccio continuare perché mi piace... Quando noi appunto col viso, no? Recitiamo, parliamo, comunichiamo, abbiamo tantissimi muscoli nel viso, però anche il corpo ha questi muscoli che esprimono nelle pieghe, nelle tensioni, dei tendini, guarda, dei muscoli. Finisco. Quindi coprirlo, sì, a volte può essere bello nell'arte, però è un po' anche come coprire il volto a volte, cioè vuol dire andare a nascondere un sacco di comunicazione, no? Allora, dipende come comunichi, però diciamo che molti attori oggi, per esempio, non sanno recitare con il corpo. Questo è un discorso che abbiamo già fatto, credo, tempo fa. La recitazione è l'attore è uno strumento totale, non è solo sentimento, non è solo voce, non è solo faccia, è tutto. Un bravo attore sa recitare con tutto se stesso. Gli attori che per esempio chiedono molte maschere normalmente sono gli attori meno bravi. Cioè io per esempio, perché non amo molto Johnny Depp, Champagne, dissiamo Johnny Depp, visto che cercavi qualcuno di cui dissare. Allora, perché non lo amo molto? Perché nell'ultima parte della sua carriera ha puntato
lui, la produzione, la regia che lo voleva, non lo so, si è puntato troppo su questa costruzione estetica, però mancavano le sfumature. Cioè, allora, ditemi esattamente che cosa, da dove differenzio il personaggio del cappellaio matto e quello di Willy Wonka, se non dai Esatto. vestiti, Cioè, perché lì a sono livello anche scelte recitativo. sbagliate della produzione del regista, cioè di fare questi Cioè, a livello personaggi così. recitativo i due personaggi sono praticamente uguali. Comunque pare che Cioè, i belli non si possano dissare, eh? Pare che i belli non si possano dissare. no, nel senso, lui ha fatto un'ottima, per esempio, lavoro con Ed Wood. A me piaceva il personaggio di Mrs. Gaper, dove lui era un clown, faceva il clown non truccato, però faceva delle cose da clown, non No, parlava. ma infatti dico, non sto dicendo che non è un bravo attore, però negli ultimi film, Però alla infatti fine, era uno dei primi, quello. tutto questo aggiungere, aggiungere, Sì. aggiungere, mascherare, no? Che è una cosa che gli attori chiedono spesso, quando non sono però bravi, per esempio, cioè, ti vedi dei provini dove gente Adesso c'è. ti arriva, ah, ho visto, perché l'attore normalmente è il personaggio che soffre sempre, no? Che vede, che guarda. Ah, ho visto un barbone l'altra sera, Ciao no? Enzo. E ho parlato con questo barbone e mi ha ispirato questo pezzo. E allora escono, si vanno a cambiare, si mettono l'impermeabile, due buste in mano, rientrano e fanno se stessi vestiti da barbone. Ah, ho incontrato, stavo in strada, ho visto una lite, c'era un Nazi-skin, un fascista che Sì, aggrediva un comunista, così questo pezzo mi ha ispirato, questo monologo. Vanno di là, si mettono la canotta, si disegnano sì. una Ah, scusa, sì. svastica, ritornano e ti fanno se stessi vestito da Sì, Nazi-skin. perdonami, mi No! correggo. È Benny e June dove omaggiava Buster Keaton. Era un personaggio che non parlava mai e faceva dei movimenti un po' da clown. Sì, tra l'altro Buster Keaton è un mito, cioè Sì, sì, uno sì, sì. dei miei miti assoluti, proprio. Cosa in cosa ti ha ispirato? Cos'è che ti piace Di di Buster Buster Keaton? Keaton? Beh, è stato forse uno dei più completi attori proprio della sua epoca e non solo, cioè quello che riusciva a fare lui veramente lo facevano in pochi, insomma, tra l'altro. Cioè, ti faccio una domanda classica. In che cosa lo vedi diverso da... Ovviamente si vede la diversità La con modernità Charlie dell'uso del Chaplin, corpo, ovviamente. la modernità dell'uso del corpo che anche Charlie Chaplin aveva, e non a caso, diciamo, l'ultimo film di Chaplin stanno insieme, no? In quella famosa scena di Luci della Ribalta, dove insieme fanno questo spettacolo comico, dove poi insomma, appunto Chaplin muore, e, però non a caso ha voluto proprio Buster Keaton accanto a lui, cioè due mostri sacri sul palco. Che riescono a parlare solo con il corpo, praticamente, no? Con la naturalità delle Quindi è un reazioni, buon... la Adesso io verità. non ho fatto mai recitazione, si comincia così, si comincia con quello, col corpo, quando si impara a recitare, a fare È un esercizi. lavoro completo, cioè io ti dico quello che vedo sempre, no? Che adesso a parte va di moda sempre questo tarantinismo nei dialoghi, nell'approccio, cioè tutti vedi, ma lo vedete anche nelle serie TV italiane, cioè stiamo a Roma a Centocelle e parlano tutti, amico, ma che stai parlando con me? Cioè, ma che cazzo stai? Ma stai a Roma a Centocelle, ma parla come Magni, no? Capito? Veramente. Sì. Sono tutti ridicoli che si muovono tutti così. E adesso gli attori sono tutti così, sono una roba allucinante. Cioè, non si creano un personaggio sentito, vero, studiato, è tutta una copia di altri. Ma la cosa qual è? Che se tu mi fai incazzato, no? Con le parole, devi essere incazzato pure col corpo. Questi ti aggrediscono, ti parlano e poi nel frattempo magari giocherellano con la penna. Sì. No, cioè Che poi in se realtà tu. basterebbe guardare, io per esempio ho l'esempio di mio figlio che quando è triste fa delle robe che sembra veramente Charlie Chaplin o... cioè abbassa le spalle proprio come... giù, 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 giù. E io dico, se lui sapesse farlo a comando, quindi non quando è veramente triste, sarebbe un attore incredibile. Perché io Ma i da bambini infatti lontano hanno. lo vedo nel campo da calcio perché gioca a pallone, lo vedo che sbaglia un tiro e abbassa le spalle così e torna e anche le ginocchia un po' piegate. Cioè, è veramente la roba, sembra un attore di teatro.
E lì da 200 metri vedo che è triste. Quello è saper recitare. In realtà lui la sta provando quell'emozione, quindi non è proprio saper Sì, però recitare. la comunica, la La esprime, comunica perfettamente, cavolo. mentre gli adulti si mettono molte maschere, capito? Questa è la cosa. Più Certo. mascheretti, sai, per esempio, a me, quando mi dico, ma non posso avere questo, non posso avere un oggetto, non posso... No, cioè, nel film, se tu stai a nudo, è molto più difficile recitare, Certo. perché non hai nessun costume che ti aiuta a disegnare il tuo carattere, non hai nessuna maschera, non hai nessun oggetto con cui A puoi volte un canalizzare. oggetto è anche Devi usare un te. elemento che assorbe l'energia, secondo me. Per esempio, quando si ha difficoltà a parlare in pubblico, e per l'ansia, così, si suggerisce spesso di avere una penna. Adesso io ho degli occhiali, no? E si suggerisce di giocherellarci perché è proprio uno modo per scaricare quella tensione lì. Quindi io penso che anche l'emozione possa essere un po' indebolita dagli oggetti che. Indebolita o canalizzata, quindi rafforzata, se tu però non hai la forza di Chiaramente. dominarla, chiaramente, no? E allora è questa la cosa. Io mi ricordo un'attrice, una grande attrice con cui ho collaborato, che fumava sempre, no? E lei mi disse una volta, perché lei recitava comunque anche nella vita, perché era una diva, dice, una donna deve sempre avere una sigaretta con sé. E già così, e già si potrebbe capire di chi sto parlando. Comunque, si dovrebbe sempre avere una sigaretta con sé perché la sigaretta è importante per una donna, perché ti dà il tempo della pausa per pensare Ok. alle risposte, no? Quando uno ti fa una domanda che magari ti è scomoda, la sigaretta ti dà il tempo anche di mentire, no? Di crearti Certo. la tua Ma poi menzogna. anche Era prendersi il fantastica. tempo dà anche molta importanza alla risposta, no? Cioè Sì. Però ti... questo perché lei lo diceva, Sì, è figo come. perché ti permette di pensare, di averti la pausa e avere un pretesto, una scusa, no? Cioè la sigaretta. Diverso sarebbe se tu mi fai una domanda in piena faccia e io Accade senza anche chiederti spesso nei film che ci sia questo tempo sì, ti preso, devo no? dimostrare che invece non ti voglio rispondere, già cambia tutto, no? È già diverso, è una responsabilità differente che ti devi prendere. Però ecco, ti ripeto. Si vedono molti attori che entrano in scena facendo i timidi, camminando in una maniera molto arrogante. Quindi come puoi essere timido se cammini così? Cioè il linguaggio tuo del corpo, già da quando tu entri in scena, già da quando io ti vedo nella prima inquadratura, devo capire chi sei. Mi devi già, dalla tua Sì, apparizione, no? Raccontare che tipo di personaggio sei. E se tu mi entri così e poi... Scusi, che sì. sta dove? Uno dice, ma che cazzo stai a fare? Cioè, non capisco qual è il personaggio, no? E molti sbagliano, non hanno i tempi, ma non hanno proprio l'uso del corpo, che secondo me è fondamentale. Io, per esempio, agli attori con cui ho lavorato ho sempre detto, andatevi a fare un corso di canto, andatevi a fare un corso di tip tap, anche se tu il ballerino di tip tap non lo No. farai mai nella tua vita, ti serve per avere un controllo mente, corpo, Certo. coordinazione. Controllo, abbandono. Io adesso, come dicevi tu, sto facendo pole dance, no? Io non è che voglio fare il ballerino di pole dance a Però tu 50 dici anni, tra l'altro. una No, cosa in più però sul curriculum. no, lo faccio per allenare a me, perché io a teatro, per esempio, lavoro con il Teatro Buto, che è tutto l'opposto della coreografia, del controllo. Cioè, Non c'è il Teatro niente Buto intorno. nasce da dentro. E si racconta con il fuori. La coreografia normalmente attraverso una costruzione estetica racconti una storia, no? È un linguaggio estetico che forma un alfabeto e ti racconta un sentimento. La danza Budo, per esempio, è il contrario, da dentro si arriva a creare la coreografia del fuori. Quindi per me mettermi a come si dice, fare esercizi con altra gente, al ritmo magari di musica, seguendo delle posizioni coreografiche, insomma, è una sfida che mi aiuta ad aprire la testa Sì. per altri livelli, perché mi tornerà comunque utile quando poi vado a fare anche l'opposto, capito? C'è da dire che tra Cioè. l'altro quando fai appunto questi esercizi, queste danze, queste cose, sono quei rari momenti in cui parli con alcune parti del tuo corpo che nella vita normale del medium man, e io mi ci metto dentro, li senti solo quando ti fanno male.
Cioè, metti che sbatti il mignolino ti ricordi di avercelo solo quando l'hai sbattuto contro. Mentre invece quando fai questo tipo di cose, sia che possono essere arti marziali, danza, arte, eccetera, yoga, sono momenti in cui inizi a comunicare col tuo corpo e a sentire che ce l'hai, che hai Sì, un sì, sì, sì. sedere, E le cosce, le polpacci, i che li puoi mignoli, usare, capito? perché tra l'altro, ti ripeto, io quando ho lavorato con Frank La Loggia, che addirittura cambiava voce, cambiava tono di voce a seconda del personaggio che faceva. Questa è una cosa L'ho strepitosa trovato molto, perché... io ovviamente ignorante, l'ho trovato molto bravo a recitare nel tuo film, tra l'altro. Sì, abbiamo Cioè, fatto due molto, film molto assieme. naturale, molto bello il personaggio. Sì, ma perché io lui come regista l'ho visto lavorare con gli attori e lui praticamente quando motivava e spiegava la scena agli attori, la recitava lui stesso. Ah, E io gli ho ok. detto, ma tu puoi fare veramente Lo fai anche tu un l'attore? po' di... No, io no, No. io non, per esempio non do mai, non porto Come farlo? l'attore a recitare come io voglio la scena, a meno che... non la voglio esattamente in un determinato modo per motivi tecnici, per esempio questa posizione per via della luce, questa posizione per via dell'inquadratura, però normalmente io mi voglio sorprendere dal vedere cosa l'attore mi propone, perché se io arrivo a 50, no? In una scala da 1 a 100, arrivo a 50 con la mia, o facciamo che mi voglio sentire genio, arrivo a 70 con la mia creatività, no? E penso che tu come attore ce n'hai solo il 30%, però col tuo 30% e il mio 70% arriviamo insieme a 100% e diamo il massimo. Se tu invece fai solo quello che ti chiedo io, rimaniamo comunque sempre limitati. Certo. Io preferisco vedere, cioè io credo che se un attore ti racconta una cosa in quello che lui può fare, in quello che lui si sente più suo, ti dà il massimo rispetto a un attore che lo obblighi in un percorso specifico, capito? Certo, mi è chiarissimo. E penso che da quello che poi vedo ogni volta che leggo, scrivo di cinema e imparo. È che alla fine non è che c'è un modo giusto, c'è il modo giusto per ognuno di noi, per ogni regista, c'è il modo giusto di dirigere gli attori. Dipende quello che vuoi. Io, per esempio, ho lavorato come attore per un regista che mi diceva addirittura le pause da mettere nel testo. Ed era chiaramente una maniera di lavorare E io ho visto un'intervista di Cronenberg che diceva terribile. che lui non dice niente sul set, ma tutta la parte di scelta del cast la fa con molta cura, quindi dice: io prima ci penso su tantissimo, guardo tutti i film di questo attore, poi chiaramente sono tutti di alto livello, quindi non è che si tratta di dover insegnare, no? Perché poi può capitarti anche quello, di trovarti soprattutto No, ma sai, nell'indipendente. dipende. Io credo che dipende molto da quando scegli un cast sul sentire, no? Come per esempio questo è il discorso di Cronenberg, cioè Kubrick prima era di ossessivo, bisogna bannarlo perché non si può più sentire, ti prego. Cioè, queste cose le abbiamo sentite 100 volte, lo sappiamo tutti che era ossessivo. Sì, però sai, pure lì No, io la devo io trattare male, cioè, ogni non... tanto, Fai bene. sennò... No, è che dipende da quello che uno vuole, ti ripeto... Alla fine il risultato ci sta. Io sarei curioso magari di vedere i primi Chuck di Nicholson e non il cinquantesimo, perché sono sicuro Che magari sì, che non quello che non erano... era buono per Kubrick magari era molto più emozionale, forse, Ah, no? Perché sì. comunque un attore quando ripete le cose meccanicamente a un certo punto ti esce la perfezione, ma perdi anche l'emozione, secondo me. Questo no. Io, per esempio, ti stavo dicendo, lavorare con questo regista che mi dava la pausa e l'intonazione di ogni singola parola, e se le ricordava tutte, tra l'altro, perché il monologo lo sapevo io, ma lo sapeva anche lui. E quella parola in quel modo, quella pausa di tot secondi, tu quando lo stai facendo lo devi contare quasi, lo devi coreografare questo testo, non lo devi Sì, dire, non lo potevi sentire, lo dovevi declamare come voleva lui, e lui lo è voleva come così. danzare, no? Ci sono i punti, il tempo, il ritmo, Sì, come per uno me spartito. è stata un'esperienza dura, terribile, Però formativa, che immagino. formativa, però ecco, quella formativa che tu dici, ok, non mi interessa lavorare in questo modo perché a Certo. me quello di cui mi potevo arricchire, cioè mettermi in prova con me stesso, l'ho preso, ma non è una cosa che mi interessa Certo. fare, capito? Comunque ho capito il senso, cioè la
l'attore, se bravo, ha qualcosa da dare che rischi di reprimere se gli dici tutti i punti in cui Secondo me deve sì, è quello che ti respirare. dicevo, questo che dici tu di Cronenberg, no? Che lui si circonda prima del cast giusto e poi lascia la libertà. È perché evidentemente non vuole solo l'attore bravo, ma vuole anche quello con cui può spendere bene il tempo sul set, che è importante, perché tu puoi avere un attore bravissimo che ti comincia a dire dopo ogni ciak, posso rivederla? Ah no, ma il capello così a me non piace. No, ma questa Mamma mia. proviamo a rifare. Ecco, diciamo che puoi essere il più bravo Una del seduta di mondo. psicanalisi è quella, non è? Però ti porta a lavorare. Ci sono registi che amano lavorare in questa maniera e ci sono registi che magari invece vogliono quella persona che si affida completamente all'energia del gruppo, no? Quindi tu gli dici, era perfetta, va bene così, e l'attore dice, ok, anche se non so se ho dato il mio massimo, mi fido di te che è Sì. perfetta così, e andiamo avanti. Perché ci sono quelli che, e voglio il trucco, e voglio questo, e provo a cambiare la parola perché questa non mi piace. Cioè, sono una rottura di palle allucinante. E facciamola così Certo, che è certo. meglio, no? Io ti volevo portare questo format alla fine delle nostre live, cioè dove ti butto Sì. lì 3-4 notizie, bruciapelo, per cui cerca di Sì. tenerti anche un Cerco po' informato, di tenerti magari. aggiornato. E informami Perché... tu. No, io ti Quando leggi informo, le però notizie, magari... Va giramele. bene, va bene, va bene. Cioè, No. anche perché magari mi informo Una su di altre queste robe, per non farti le triggerare subito. Triggerare significa farti Sì, lo arrabbiare so, subito. c'ho Ok. 50 anni, ma sono, lo so, i termini di voi giovani. Di noi giovani, esatto, Sì. proprio io. Comunque, ti dirò che Jordan Peele, o Oddio, Peele, che palle, già lo so questa, sì, purtroppo la so. produrrà il remake di Eight People Under the Stairs. Sei contento? Parto così. Cosa ne pensi del Ma fatto che abbia scelto proprio un film con dei neri poveri che vanno a rapinare una casa di bianchi e poi i beh, bianchi sono... allora, sei tu che non ti documenti perché ho fatto un post su questo No, proprio vabbè, 2 giorni però fa. ero un po' impegnato, sai che ho avuto il ho fatto un festival. post su Facebook proprio su questo e ho detto Ok. la mia in maniera proprio colorita, beccandomi tra l'altro anche degli Del insulti razzista. dei... No, razzista no, però cioè, se ti vai a vedere il post c'è anche una bella discussione sotto di gente che ha iniziato a scannarsi da sola fra loro, fortunatamente, perché io poi una certa li lascio Tu, e... secondo me ti piace l'idea di generare questi Ma, piccoli... se, ma, Sei un secondo, piccolo piromane, cioè generi ma incendi. secondo te, cioè, secondo te, se uno fa un post scrivendolo in quella maniera, cioè della serie Oddio che palle, mo rovina anche un altro Ironico film, cioè anche, no, dai. è chiaro che io non sto affrontando l'argomento in maniera né analitica né professionale. Però niente, arriva sempre sotto il saccentino di turno che uno, ma addirittura... Quello mi ha fatto un po' alterare, sì, perché mi ha scritto come per dire: non è che perché tu dici che lui non è bravo, che allora non lo diventa. E io gli ho scritto: scusa, cioè che vogliamo, che cosa, che invece perché tu dici che è bravo lo diventa, cioè la tua parola vale più della Ma mia, il tuo post no? fondamentalmente era sempre sul tema che palle i film che devono Allora. per forza insegnarti a vivere. Allora, che lui sappia girare è innegabile perché altrimenti non lavorerebbe, cioè che i film abbiano un impianto strutturale di milioni di dollari e che quindi vengono in qualche modo bene sotto il punto di vista fotografico, di effetti speciali, di recitazione, nessuno mette in dubbio. Poi, che ti ripeto, il fatto che lui sia nero e senta questa pressione di dover dimostrare che è più nero e più capace di altri è Mi piace evidente. come lo Cioè, dici. lui ha, secondo me, il complesso del pene perché deve far vedere a tutti che ce l'ha più grosso. Perché? Perché bada ben, non è come Spike Lee che si mette a rifare un classico del cinema africano e comunque lo rovina perché non ha quella profondità culturale necessaria per poter affrontare Perché è un discorso americano, del genere. fondamentalmente. Esatto, è una Karen anche lui al finale. Ma Jordan Peele sta riprendendo, quando riprende in mano, film di bianchi che hanno osato toccare il tema dei neri e ti fa vedere che Certo. lui lo fa meglio con più, come si dice, con più contenuti sociali. Ecco, questa è una cosa che mi irrita profondamente perché alla fine Get Out è un plagio di Skeleton Key. Dove Skeleton Key se lo mangia in testa Get Out 200.000 volte. Il Candyman prodotto da Peele, stendiamo veramente un velo pietoso. Bernard Rose è un regista
con un talento e una cultura incredibili e ha creato Bernard Rose, il primo antieroe Sì, nero. più che Non l'ha altro, creato Jordan Peele. più che sulla qualità di questi film, c'è proprio un piano di girare solo film che hanno quella roba lì. Una retorica Quella allucinante. roba lì, Allora, perché perché sono tutti adesso vai sugli. a toccare la Casa Nera perché Wes Craven è un bianco e ha permesso di fare. La Casa Nera è tanto il primo film sul ghetto e non l'hai fatto tu, Bill. Allora, se sei così bravo, inventati una storia tua nuova da zero, come hanno fatto questi altri signori, come ha fatto Bernard Rose, come ha fatto Craven, e facci vedere quanto sei Trovo bravo. giusto che un regista, se fa un film che parla magari anche intimista, chiaramente se è nero avrà protagonisti neri, quindi non è necessariamente un film Ma sicuramente. di neri. Però trovo molto affascinante che appunto Wes Craven abbia fatto un film su un tema che non lo toccava minimamente, cioè i problemi di una classe sociale bistrattata negli Stati Uniti. Guarda, faccio una profezia. Aspettiamoci a breve anche il remake della Notte dei Morti Viventi di Peele dal punto di vista del protagonista Perché nero. è Perché casualmente nero, tra l'altro, perché sì, è un amico, lo spiego per la perché lo chat, saprà fare lui. era un amico di Romero, che era l'attore più bravo che Romero conosceva. Quindi ha detto, siccome avevano pochi soldi, ha detto, questo lo gli facciamo fare il protagonista, ma non perché era nero, allora voleva raccontare. Anzi, il non razzismo di Romero è proprio nascosto in questa piega. Cioè, che lui non l'ha scelto né ma semplicemente perché era il più bravo. E questa, secondo me, è la cosa più Esatto. romantica del film. Però ecco, queste persone, vuoi o non vuoi, hanno creato gli antieroi, hanno dato una figura di rilievo, la figura del nero, che tanto viene invece appunto da certi personaggi svilito perché i neri sono una minoranza, i neri sono pagati meno, perché poi non lo so, insomma, perché alla fine non mi sembra che Will Smith o Eddie Murphy abbiano sofferto così tanto nell'industria cinematografica, mi sembra anzi l'opposto. Quindi, insomma, diciamo che mi sembra tutto un po' un discorso di una grande retorica. Non a caso Peele è usato come Grazie per portabandiera avermi, Claudio. del discorso Black Lives Matter più dai bianchi che dai neri. I neri dicono che il film iconico per i neri è Black Panther, non parlano certo dei film di Jordan Peele. Sono i bianchi che dicono che Jordan Peele è il regista più portavoce del A momento. me piano, Quindi devo dirti, devo Jordan com Peele è il regista più bianco fra i neri, se A vogliamo, a me questo punto. piace perché mi piace proprio come gira, per esempio in quello degli alieni. Questa casa ricoperta di sangue mi è piaciuta tantissimo, eccetera. Però è vero che sembra un regista che parla di problematiche, appunto, degli afroamericani, però il suo target sono i bianchi. Sembra Sì, quello. Sembra un po' quello. E ma è poi questa palese ossessione. perché sono tutti luoghi comuni, cioè lui, facciamo che dice mi voglio rivolgere ai bianchi, no? Ma tanto è anche questa una stronzata, perché il bianco a cui tu rivolgi, che vuole ascoltare il tuo messaggio antirazzista, già non è razzista, perché un razzista il tuo figlio non lo va a vedere a No, priori, Pil quindi non non lo guardano. sensibilizzi un cazzo, cioè stai smuovendo. No, in un territorio che è come se io dico voglio fare un film che parla agli omofobi. Un omofobo non vedrà mai il mio film. Cioè, Allora, questo è il sulle discorso, guarda, eh. ti dico, io vivo una scissione qua. Sulle tematiche sono totalmente d'accordo con te. Cioè, sta diventando troppo radical chic. Questa cosa è troppo una roba fatta appunto per la cricca. Dal punto di vista visivo e tecnico, a me piace molto. Mi piace Ma come io che usa ti ho la detto poco musica. fa? Ti ho È detto bravo, cioè, nel senso, poi. attori, movimenti di macchine, fotografia, effetti, tutto perfetto. Però appunto poi alla fine si racconta anche una storia, la Certo. racconta anche bene, ti intrattiene il suo film. Ora ecco, io sono film che non rivedrei 2 volte. Mentre Candyman l'ho visto già una decina di volte e lo adoro sotto tutti i punti di vista. A parte che c'è una violenza in E Candyman che sì, non ma trovi, appunto cioè, dico, negli altri. il suo non ho finito manco di vederlo in tutta onestà, perché l'ho trovato ridicolo. Allora, Non chiudiamo con le solo ultime per... due cose, più di, Sì, appunto, di... di Dissing. Aspetta, però di Bernard No, Rose, non se di... non lo avete visto, vedetevi il Frankenstein anche, che è meraviglioso. Frankenstein di? Di Bernard Rose, sempre del regista di Candyman, che è E... uno degli adattamenti più belli e intelligenti del romanzo mai fatti, secondo me. Forse ho capito qual è. L'avevo
Devo averlo visto forse, adesso guardo. Lanciamo questa palla Altre. perché è poco noto. No, ma poi consigli dei film sono sempre, soprattutto quelli che non sono di moda, cioè è inutile consigliare una roba che è su Netflix. No, ma poi perché questo è un film che lui, nonostante il successo di Candyman, ha fatto in maniera totalmente indipendente, producendoselo da solo, perché nessuno credeva in questo film. Quindi quando un regista di quella portata investe anni della sua vita, i suoi soldi per fare un progetto in cui crede, merita sempre una visione. Aspetta, perché ora mi è venuta Frankenstein di... Beh, perché... Io ho visto un Frankenstein molto particolare. Mentre questo Frankenstein viene fatto con una È quello stampante dove c'è il 3D viaggio tutto in... al praticamente. Polo Nord. Ah no, un'altra roba quella. No, 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 no. 2015, ok. È una Che rilettura contemporanea è? intelligentissima. Ok, e c'è anche Tony Veramente. Todd, in effetti. Sì, che c'ha un cameo. Allora, Quindi vediamo gli invece altri parliamo di no, documenti. non Sì. si sa ancora niente, però così a naso, il Nosferatu di Robert Eggers. A me Eggers piace, quindi. Secondo te Anche farà lì farà un 4 terzi, farà un formato particolare oppure lo espande? ma no, sono circolate già delle immagini, quindi Che tra l'altro è blu astra, quindi non sarà in bianco e nero, ma sarà qualcosa di particolare. il Nosferatu originale pare che avesse delle colorizzazioni per le scene della notte e per le scene del giorno, quindi la pellicola Ah, era colorizzata, quindi quindi potrebbe anche probabilmente. essere bianco e nero e poi ogni tanto colorizzata o... Guarda, lì ti dico, a me lui come regista piace perché ha dimostrato di avere, oltre che un grande stile personale, cosa molto rara di questi tempi, anche una grandissima intelligenza e cultura che proprio traspare dai suoi lavori, oltre che un amore proprio per quello che fa, che si vede. Quindi gli si dà. Quindi Eggers più innamorato di Peele del cinema. Secondo me sì, e Ok. Peele mi sembra innamorato più di se stesso che dei film, è più innamorato dell'immagine di lui che fa i film che dell'immagine che fa Ok, che con è i un film, problema di secondo me. molti artisti, Sì, insomma. ci vedo una sorta di narcisismo che invece in Eggers non vedo, vedo che Eggers si mette totalmente dietro la macchina da presa per creare qualcosa davanti che sia portentoso. Diciamo che l'idea che possa toccare un cult, fare un remake, una rilettura. Da una parte, ecco, lui se la poteva anche evitare, nel senso che comunque ha sempre fatto robe molto personali, molto belle, però ci sta anche questo suo omaggio, che può darsi che non aggiunga niente, perché comunque parliamo già di capolavori, quando si parla di Nosferatu, sia l'originale che il remake di Herzog. Herzog, che io in alcuni tratti trovo addirittura Io superiore, il VHS, tra l'altro. io lo trovo onestamente superiore molte cose, forse perché c'è anche un Io ho sempre approfondimento. pensato, anche a me piace molto e pensavo fosse meglio, però adesso li dovrei vedere. Ho sempre Sì, pensato chiaro, che fosse l'altro essendo più della mia epoca. Allora forse sapesse parlarmi meglio e fosse altrettanto bello, ma sapesse comunicarmi meglio le Sì, io cose. non mi vergogno mai di dire che per me stanno comunque, ecco, se non Stesso alla livello. superiore, almeno sullo stesso livello. Quindi probabilmente quello di Eggers non aggiungerà nulla, però sarà sicuramente una, diciamo, piacevole visione, insomma, anche se la prima immagine che ha circolato mi sembra, ecco, molto, molto derivativa, perché l'attrice è molto, molto simile sia alla Janine che all'attrice Sì, originale. La ok. fotografia, la scena mi sembra molto, molto uguale a quella della stessa scena nello stesso film muto, quindi ecco, se è un po' una sorta Come di. uno psycho di Gus Van Sant che Esatto, copia esattamente? No, dai, speriamo se è di no. questo, speriamo di no, insomma, però un'occhiata gliela si dà e poi. Però ecco, non mi ha infastidito quanto Peele che invece va a fare La Casa Nera, che tra l'altro non è uno dei miei film preferiti di Craven. Mettiamo anche questo, cioè io non sono di quelli, ah, no, Casa Nera non si tocca. Cioè, io penso che sia anche uno dei film meno interessanti di Craven, se vogliamo. Però Sicuramente più ecco, strambi, dai, un po' sì, però strambi, ecco, strampalati. mi piace meno questo approccio di, ecco, il tema del ghetto toccato da un bianco, no, lo devo fare io meglio. Dai, ultima battuta su una cosa che è successa e mi interessa sapere. Sei un fan di Scream, almeno il primo. Sì, so anche qui, Madonna, quanto sono aggiornato, ragazzi. Allora, Pensavo di sai stare cos'è qua. successo a Pensavo Melissa che sta. Barrera? Ma perché stanno tutti a parlare di sta roba Ok, sui no, beh, io social lo faccio adesso? perché faccio contenuto e spero che mi diano dei soldi qua su Twitch, non per altro. Però Sì, ho visto che anche l'altra attrice però si è lo tolta, spiego. Allora, spiego che giustamente. Melissa Barrera ha fatto un post contro l'occupazione israeliana,
e ha usato termini come genocidio e come si dice, insomma, Vabbè, ha l'ha usato i paragonato termini giusti. all'Olocausto, no? L'ha paragonato all'Olocausto ed è stata subito licenziata da Scream 7, dove tra l'altro lei poi è un personaggio centrale. E poi qua in live abbiamo guardato. Io appena ho letto la notizia, ho detto: scommetto quello che vuoi, e qua mi daranno del nazista. Scommetto quello che vuoi, che al comando della Spyglass, la casa di produzione di Scream 7, c'è una ricca famiglia di ebrei. Siamo andati a guardare ed effettivamente non sono solo ricchi, sono anche potenti e probabilmente risentiti. Quindi non c'è possibilità, secondo me, io dico la mia, poi dopo dimmi. Non c'è possibilità di fare la pace mai, neanche fuori da quella guerra lì, si può dire ognuno la propria opinione, no? No, vabbè, ha fatto benissimo l'altra protagonista che si è tolta Ah, dal quello l'ho tracciato. letto, forse si è più aggiornato di me. Lei l'ha fatto per solidarietà? Per solidarietà con l'attrice, con l'altra, ha detto Ok. se è stata licenziata lei, mi toglietemi anche a Per me me ci dal... hanno smenato un pochino in immagine quelli della produzione di Scream Sì, 7. perché sicuramente se il film si fa, chiaramente non avendo due volti cardine, ne va a perdere, il motivo per cui non hanno due volti Ciao cardine percorsi. fa parlare. E quindi diciamo che aiuteranno, contrariamente a quello che pensano, a veicolare proprio un messaggio che in realtà dà ragione alle attrici e non a loro Sì, stessi. esatto. Teniamo presente che il 90% di Hollywood è ebrea, e non lo dico nel senso razzista o altro, insomma, c'è anche Steven Spielberg che lo è, per esempio. Insomma, diciamo Certo. che il Ma 90% anche di Hollywood Scorsese è è... ebreo, no? Questo non lo so onestamente, No. però... Insomma, diciamo che Hollywood è quasi tutta così, quindi toccare argomenti di questo tipo è molto delicato. Chiaramente, quando si ha un'immagine pubblica, bisogna sempre fare molta attenzione a quello che si dice, perché tutto viene strumentalizzato, tutto viene... Io Certo. dico sempre che un Non parliamo della attore... sorella di Giulia che è Sì, io penso che ogni attore, la ogni stanno regista così... massacrando. Dovrebbe evitare di parlare di quello che non è cinema, perché poi chiaramente ci si... A meno che appunto non sai di andare incontro a determinate cose, cioè come Brigitte Bardot che ha deciso di abbandonare tutto per seguire solo la causa animalista e parla solo di quello. Però ecco, diciamo che in un ambiente tale, non so, bisogna fare bella attenzione, Sì, quindi è un po' molta particolare perché ammirazione. purtroppo un'opinione politica può danneggiare il film, può creare un sacco di cose. Sì, però Adesso. molto, sicuramente molto rispetto per lei che ha preso una posizione a Sì. discapito quindi del suo lavoro, perché comunque purtroppo, anche se spesso viene fatto passare il contrario, e qui non voglio entrare in discorsi complicati, però insomma comunque Israele per la NATO, per l'ONU stesso compie violazioni dei Dei trattati diritti umani, sì. da decenni, quindi insomma... Questo è sotto gli occhi di tutti, non è che che si Certo. è razzisti se si dice che anche dall'altra parte stanno sbagliando. E tra l'altro i palestinesi, quelli che ci vanno in mezzo, sono sempre la gente, non è che i Sia da una palestinesi sono parte che dall'altra sono Hamas. sempre, Sì, non sempre la povera è che, gente. sì, stiamo parlando comunque di un popolo che viene oppresso, cioè io ti ripeto, questi temi un po' li ho visti anche un po' da vicino quando ho lavorato in Kosovo, no? Il Kosovo che è stato... genocizzato dalla Serbia, insomma, al punto che è dovuto intervenire l'America, Clinton, a bombardare la Serbia per far smettere questa cosa. Cioè, tu immagini, tu vivi nel tuo paese e arriva un paese accanto che dice: no, questa terra è mia, questa città è mia, questa... e inizia a Ma fare stai piazza parlando degli pulita. americani per caso? Perché Anche mi sembra che non dicano proprio così, però dicono: questo petrolio è mio, questa. Sì, però appunto dico, quando poi un popolo si ribella a un'oppressione diventa stronzo anche quello. Cioè, è troppo facile parlare da fuori, io credo, no? Mi sembra E comunque la posizione per una. Sì, quella posizione lì di esporsi politicamente con le guerre, qualsiasi lavoro fai, poi Sì, se ne ti pagano succede conseguenze, qualcosa. insomma. Ma Quindi è. diciamo che No, questo è un tema molto più che gossip, è ecco, un tema un po' complicato, diciamo, quando si parla di ma io non ti politica, di propongo solo società. gossip e dissing, Ah, ti propongo sì. tante cose. Comunque vedo che sei informatissimo, quindi sono stracontento. Vedi che serve a qualcosa pure Come. Facebook. No, sono stato molto contento della chiacchierata sul
sulla recitazione, sui film, siamo passati veramente su tantissime cose bellissime. Spero che il mio pubblico mi supporti di più quando porto Domiziano con tutto il suo sapere e la sua simpatia. E niente, qua finisce la nostra live. Io ti saluto, ti ringrazio tantissimo. Ti faccio anche un applauso finto di quelli, sai, quelli si usano in televisione. Sì, certo. E se vuoi salutare la chat, io poi faccio un Sì, ride verso sì. un altro Vi streamer. saluto tutti come sempre. Cercatemi su Facebook e su Instagram anche, Così vedete così anche mi tutte le sue provocazioni che chiate, gli piace sì. fare. E ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con Domiziano e me a parlare del più e del meno. Ciao, ciao Tom, Ciao a grazie, tutti. ciao ciao.